Guardia di Finanza di Palermo. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sottoposto a sequestro oltre 5.000 capi di abbigliamento, presumibilmente contraffatti, nei confronti di un imprenditore. I finanzieri hanno constatato come un noto esercizio commerciale della zona esponesse in vetrina alcuni capi di abbigliamento di famosi brand riportanti caratteristiche difformi da quelle presentate dalle marche produttrici. Attesa l'assenza di qualunque documento e giustificazione della legittima provenienza dei prodotti, i finanzieri hanno proceduto a estendere i controlli anche al magazzino della ditta, rinvenendo e sottoponendo a sequestro oltre 5.000 articoli risultati contraffatti. Il titolare del negozio d'abbigliamento è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica per ricettazione per il commercio di prodotti con segni falsi. Catania e provincia, operazione Pasqua e Pasquetta Sereni. Il piano straordinario di controllo Pasqua e Pasquetta Sereni, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania su tutto il territorio etneo, con l'obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza e garantire in questo modo il sereno godimento delle vacanze pasquali ai cittadini e turisti, italiani e stranieri, che numerosi stanno già affluendo nella provincia catanese. L'attenzione dei carabinieri sarà rivolta nella zona di maggiore aggregazione, alle aree e ai parchi commerciali, le chiese, i siti culturali e i locali di intrattenimento, ma anche alle stazioni della metropolitana, alle fermate degli autobus e in generale in prossimità dei punti di maggiore affluenza, per scongiurare qualsiasi problematica connessa alla sicurezza pubblica. Beni culturali. Al Teatro Antico di Taormina si restaura il portico post-scena. Sono iniziati al Teatro Antico di Taormina i lavori di restauro conservativo del portico su posto Scenam, il retro della scena che si apre a sud sul grandioso paesaggio dell'Etna e del mare. Un intervento voluto e programmato dal Parco Archeologico Naxos Taormina, diretto dall'archeologa Gabriella Ticano, che segue a distanza di circa 70 anni lo storico restauro del grande archeologo Luigi Bernabò Brea, al quale si deve l'attuale configurazione del complesso monumentale con cui da allora è conosciuto in tutto il mondo. Francesco Paolo Scarpinato, durante il sopralluogo effettuato insieme con la direttrice del Parco Archeologico Naxos Taormina, Gabriella Ticano, dichiara: «I lavori saranno completati entro l'inizio dell'estate della consueta stagione degli spettacoli». Comunque, questa, quindi, il fatto di rendere poroso con questi scivoli che stiamo creando di cocciopesta. Cosa stiamo... Il fatto di avere un chicchetto più grosso. Lì dovremmo risolvere il problema di ciò. E da qua si arrivava nella parte più alta, chiaramente. Esatto. Arriviamo alla parte. Questa è la parte. Abbiamo voluto fare personalmente un sopralluogo per renderci conto dello stato dei luoghi di questa bellissima Villa del Casale. Nel giro di pochi giorni interverremo subito con lavori d'urgenza per eliminare le macchie di verde di acqua piovana. Vi sono in preparazione due appalti per gli interventi più importanti, uno partirà a breve di 3 milioni, l'altro nel giro di un anno. Siamo presenti, ci sta a cuore la tutela del patrimonio artistico monumentale della nostra regione e faremo di tutto perché questo avvenga.
Catania, 20 marzo, il comandante di nave Spica in visita al prefetto di Catania. Il 20 marzo il prefetto di Catania, dottoressa Maria Carmela Librizzi, ha ricevuto in visita di cortesia il tenente di vascello Marco Bozzo, comandante di nave Spica ormeggiata al porto di Catania. Durante il cordiale incontro il prefetto ha ringraziato il comandante Bozzo per le attività che la Marina Militare svolge nel Mediterraneo e negli altri contesti internazionali. Il comandante nell'occasione ha fatto dono al prefetto del crest di nave Spica. Si è svolta presso l'Esagono BC Club la conferenza stampa di presentazione della partnership con DomusBet.tv, nuovo title sponsor del Catania Beach Soccer. Soddisfatto il presidente di Catania Beach Soccer, Giuseppe Bosco. Con Francesco Di Paola abbiamo iniziato nel 2014, poi lo Stato, con un decreto dignità che esiste solo in Italia, ha limitato le sponsorizzazioni per quanto riguarda gli sport e problema sopperito poi nel tempo. Riportiamo le tre finali dello scorso anno, quelle di Supercoppa, Coppa Italia e dello Scudetto. Lavoreremo per farci trovare pronti per il primo evento della nuova stagione, la Supercoppa Viareggio, che ci siamo garantiti con la vittoria della scorsa Coppa Italia. Parteciperemo inoltre all'Euro Winners Cup a Nazaré subito dopo la Supercoppa di Lega e abbiamo in mente, grazie a una fitta rete di collaboratori che ci sta supportando, di costruire un settore giovanile ancora più importante allestendo oltre all'Under 20 una scuola calcio imponente oltre ai gruppi Under 17 e Under 15. Non posso annunciare il calendario ufficiale, per quello ci penserà il Dipartimento di Beach Soccer, ma è certo che la Coppa Italia 2024 si giocherà a Messina a Torre Faro. All'interno di questa nuova avventura abbiamo la possibilità di allestire un villaggio adiacente che si chiamerà Casa Italia, con tutte le peculiarità della città di Messina, dagli sponsor alle esposizioni ai giochi per bambini e gonfiabili. Catania al 28esimo, minuto 28 in Catania.
molto tagliata, molto morta. Insomma, 20 minuti di forcing, approfittando anche l'uomo in più. Io ho detto anche in diretta, Catania generoso, se avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla, i cambi sono stati anche azzeccati, lo abbiamo sottolineato, perché un assist man peraltro, un impact match come Cianci, lo stesso Chiarella ha fatto un'ottima partita, però evidentemente forse si è pagato il primo tempo molto molto negativo. Sì, ma il primo tempo... l'avevamo preparata in un certo modo, dunque c'erano tutte le situazioni per poter gestire quello che poi ci è capitato, come abbiamo preso i gol, perché sapevamo che ci avrebbero aspettato e ripartito, giocato su seconde palle, sui nostri errori, e dunque erano importanti le preventive e non rischiare nulla. Si è verificato quello che non volevamo, che non pensavamo, e prendiamo il lato di questa, della reazione, la voglia di crederci fino alla fine. E peccato per quel secondo gol sul calcio d'angolo, e adesso stiamo un po' soffrendo su queste situazioni, perché poi pur andando sotto le partite devono rimanere in piedi fino alla fine. Perché immaginando la fine del primo tempo, pure sotto 1-0, la partita è sempre aperta. Poi gli episodi ti possono girare a favore, come nel caso dell'espulsione loro, o contro. Dunque questo vediamo il lato positivo di questa situazione, se c'è un lato positivo, la reazione è crederci fino alla fine. Dopo l'attacco al segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, accusato di aver trascinato le Nazioni Unite verso una deriva antisemita, Israele ha deciso di bloccare i convogli alimentari dell'UNRWA verso il nord della striscia. È oltraggioso e intenzionale ostacolare l'assistenza salvavita durante una carestia provocata dall'uomo, ha commentato su X Philip Lazzarini, direttore dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. We will look seriously into the recommendations that will be presented and we want to strengthen UNRWA in its capacity to deliver to the Palestinian people and in its capacity to be fully in line with UN values, as it is the firm determination of the leadership of UNRWA that is represented here by Philip Lazzarini. Israele sarebbe pronto a rilasciare tra i 700 e gli 800 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane nell'ambito di un accordo per il cessate il fuoco nella striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Lo riportano i media israeliani, secondo i quali Israele avrebbe sottoposto una nuova proposta di accordo in tre fasi con una probabilità di esito positivo del 50%. Nonostante le tensioni dovute al conflitto in corso, i fedeli cristiani hanno partecipato alla consueta processione per la Domenica delle Palme a Gerusalemme. In concomitanza si sono svolte le celebrazioni della festa ebraica di... Potrebbe finire in tragedia la vicenda dei 13 minatori intrappolati nella miniera d'oro franata nella regione russa dell'Amur. A quasi una settimana dalla frana, i servizi di emergenza hanno annunciato che la miniera è probabilmente allagata. La volta è crollata nella notte del 18 marzo e finora non ci sono stati contatti con i 13 minatori. Anche le squadre di soccorso, che stanno lavorando 24 ore su 24, non sono riuscite a raggiungere la posizione degli uomini. Il Ministero russo delle situazioni di emergenza aveva annunciato il recupero tramite sgombero meccanizzato della pista di trasporto. La miniera coinvolta è la Pioneer, gestita dalla società mineraria Petropavlovsk.
Sul posto sono operativi anche specialisti arrivati da altre parti del paese. Nell'area è stato dichiarato lo stato di emergenza.